ad oggi. Io dopo 15 giorni gli avevo già fatto capire che mi piaceva. Zitta, sto parlando io, Sissi, per favore. Ma tua sorella. Oh, ma mia sorella non la nominare perché ti porto per tutta media, ma se hai capito? Non, conosco, non la nominare. Non la nominare perché la tua famiglia non la porta. Ciao a tutti ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Giorred e oggi parliamo di uomini e donne ancora scintille nello studio. Vediamo di chi stiamo parlando. Ancora scintille nello studio di uomini e donne tra Veronica e Roberta di Padua. Tutto nasce quando la dama di Roma si accomoda al centro dello studio per raccontare come procede la sua conoscenza con Giovanni, che ha deciso di chiudere la frequentazione con Roberta per dedicarsi esclusivamente a Veronica. Roberta, da parte sua, non ha mai nascosto di essere interessata a Giovanni e non crede all'interesse di Veronica. Tuttavia, però, Giovanni spiega di essersi avvicinato ulteriormente a Veronica perché essendo in un momento particolare e Veronica gli ha dato quella dimostrazione di cui aveva bisogno. Ed è lì che Roberta interviene sul discorso di Giovanni. Porto rispetto a te, mi dici, zitta, ma che dici? Non me lo zitta, dici. Te lo dico fino alla no, fine, zitta. Glielo dice, è chiaro. Che conosce, lo dico a te, che devi stare zitta perché hai un sacco di... Le dici te, le dici due, sei una grande maleducata. E smettila. Una grande maleducata. Veronica e Roberta, insomma, non riescono ad andare d'accordo e tra le dame di uomini e donne c'è una forte rivalità che le ha portate nuovamente ad uno scontro. La discussione è continuata e i toni si sono alzati sempre di più. Veronica poi ha confermato di voler conoscere Giovanni e non avere intenzione di frequentare altri cavalieri, almeno per il momento. E voi che cosa ne pensate? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Giorgetta.